Amici di Strade d'Abruzzo, buongiorno, altro numero del nostro format. Oggi partiamo da Selva di Altino, faremo un giro molto bello, andremo ad Archi, poi Tornareccio, poi andremo al Lago di Bomba, Rocca Scalegna con il castello, andremo su a Casoli e termineremo questa puntata a Palombaro. Sarà un giro molto interessante con un bel dislivello. C'è il sindaco che ci è venuto a trovare. Prego sindaco, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Questo è il saluto ai tempi del coronavirus. Sindaco, Selva di Altino, Altino, questi bei centri del nostro Abruzzo, perché venire qui? Allora, intanto grazie della vostra presenza, è un onore accogliervi qui a Selva, anche se avrei voluto anche presentarvi uno dei gioielli d'Abruzzo, uno dei borghi, dei tanti borghi meravigliosi del nostro Abruzzo, che è il nostro paese ad Altino. Il vostro percorso ha imposto quest'altro itinerario, quindi io sono contento di accogliervi qui a Selva di Altino, che è la contrada più grande del nostro paese. Perché scegliere Altino? Altino rappresenta uno di quei gioielli, come dicevi tu, del nostro Abruzzo, un borgo di origine medievale, arroccato su una bellissima rocca, punto di attrazione diciamo anche turistica poi vicino al castello di Rocca Scalegna, e che in questi anni si è ritagliato uno spazio importante dal punto di vista del turismo, rappresentato dal nostro Festival del Peperone Dolce di Altino, un prodotto di eccellenza che è stato rivalutato grazie anche, come dire, alla genialità di qualcuno che è riuscito a recuperare questo prodotto. Avete qualcuno lì, ho visto, vero? Sì, abbiamo. Ma magari se qualcuno intanto ce ne può prendere uno, come no, dal sindaco, così lo facciamo, sì, vedere. Grazie. Faremo offerta a voi di questo prodotto in modo tale da poterlo apprezzare anche sulle vostre tavole. Dicevo, quindi, un prodotto che è stato riconsiderato, rivalutato, e in questi anni si è ritagliato uno spazio importante nell'ultima settimana di agosto con questo festival gastronomico che si svolge, un palio culinario delle contrade che si svolge nel nostro meraviglioso borgo di Altino. Vieni, vieni Benedetta, grazie, lo può dare al sindaco, grazie mille. E questo è il prodotto tipico. Oscuro, diciamo, no, sono prodotti dei... Questa è stata realizzata una filiera importante da questo punto di vista, perché molti giovani si sono impegnati nel rilancio di questo prodotto. Mi dica quando c'è questa festa, la data? L'ultima settimana di agosto. L'ultima settimana di agosto, e anche, sì. E anche in periodo di Covid stiamo pensando di riproporre questo evento in una forma diciamo diversa dal passato, però sempre molto attrattiva. Grazie mille sindaco per averci ospitato. Io con me c'è chiaramente Ivo Pagliari, con cui faccio l'introduzione tecnica di questa puntata. Grazie sindaco, buongiorno Ivo. Buongiorno. Ritrovato, anche tu chiaramente tutto di azzurro, faremo un altro giro bello del nostro Abruzzo. Beh, innanzitutto oggi siamo partiti bene perché partiamo subito con quello che è una caratteristica del nostro Abruzzo, che è l'arte culinaria, e quindi già partiamo bene. So che hai disegnato un giro molto impegnativo, quindi finiremo male sicuramente, anche perché ho visto che hai messo un'altimetria abbastanza importante. E chiaramente io non posso non salutare Valentino Sciotti e Andrea Di Renzo, che sono qui con noi. Tra l'altro Valentino Sciotti farà tutta la puntata pedalando con noi, e io ho un po' paura sinceramente. Valentino, vieni, buongiorno Valentino, vieni, vieni Andrea, grazie a Valentino Sciotti, Vini Zabù, KTM, ma anche Israel Startup, tutto. Valentino, un piacere ospitarti a Strade d'Abruzzo. Grazie, grazie a te, un piacere stare con voi, ma non so se la farò tutta, spero di riuscirci, dai. Che territorio è questo del nostro Abruzzo? Il territorio più bello che io conosco. Valentino, possiamo dire che state per ufficializzare Chris Froome con la Israel? No, non lo possiamo però dire. Però l'offerta importante c'è? Sì, forse c'è qualcosa. Si parla però, sai, si parla con tanti. Grazie a Valentino Sciotti. Andrea, in borghese, ritroviamo Andrea Di Renzo. Andrea, so che da domani inizi un periodo importante di allenamenti in altura per preparare questa stagione che sta per scattare. Sì, andrò 2 settimane su al Rifugio Pomiglio, su Blockhouse, per preparare il rinizio della stagione e partire subito forte. Noi ti aspettavamo sulle strade con noi oggi, ma non sei venuto perché non volevi tirare il collo a Valentino, che è il tuo capo. No, avevo paura che me lo tirava lui, più che altro. Va bene, con questo simpatico racconto di Andrea Di Renzo, che saluto, in bocca al lupo Andrea per la stagione con la Vini Zabù KTM. Siamo pronti per il nostro piccolo viaggio sui territori d'Abruzzo. Prossima tappa sarà Archi, poi andremo ad assaggiare un po' di miele a Tornareccio. Intanto grazie agli amici di Selva di Altino che ci hanno ospitato. Seguiteci con le immagini di Galvano Coppa, vi facciamo vedere questa parte del nostro Abruzzo. Andiamo. Voglio la musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina, innamorarsi con la luna nel mare, partire
tornare senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo. Enrico, abbiamo parlato più volte, credo che l'Abruzzo, le sue bellezze e questa splendida viabilità debbano avere strade innanzitutto sicure e che permettano alle persone di ammirare questi panorami. Da tuo lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge senza sapere quando, andata senza ritorno. Dopo una salita di circa 4 km con la strada non bella, questo lo dobbiamo dire. Poi parliamo con il vice sindaco, mandiamo il messaggio al presidente della provincia Pupillo, con cui abbiamo avuto il piacere di parlare a Lanciano. Strada non bella, siamo arrivati ad Archi e siamo in compagnia del vice sindaco De Laurentiis. Buongiorno vice sindaco, grazie per averci accolto in questo splendido centro del nostro Abruzzo. Delle strade parliamo tra un po'. Mi dice perché è bello Archi? Archi è bella innanzitutto per la sua storia e per il suo panorama. Archi è un piccolo borgo di circa di poco più di 2000 abitanti, adagiato su una collina rocciosa a quasi 500 metri sul livello del mare. Il nostro paese è una storia ricchissima che affonda le proprie radici sin dall'età medievale, ma addirittura qualche scritto ci riporta all'età del bronzo, almeno all'ultima parte dell'età del bronzo. Il nostro è stato un comune storicamente molto importante, sono state tante le famiglie nobiliari che si sono succedute nel tempo in questo territorio, abitando il palazzo, quello che comunemente chiamiamo il castello, che purtroppo è privato e quindi è ancora oggi lo individuiamo in minima parte, perché con la Seconda Guerra Mondiale fu bombardato e fu parzialmente distrutto. E poi ci troviamo in questa piazza che è Largo Fontana, dove noi possiamo ammirare quella che è la caratteristica maggiore di Archi, il panorama. Noi abbiamo dei punti di Archi come questo dove inquadriamo tutta la vallata e fino al mare, e abbiamo altri punti più alti dove noi inquadriamo e vediamo la splendida Maiella sullo sfondo di Gran Sasso, tutta la vallata fino al mare. È un paradiso per i nostri occhi, per il nostro animo. Poi abbiamo diversi monumenti anche, abbiamo la Torre Civica su cui abbiamo investito negli ultimi anni, abbiamo riqualificata, da qui la vediamo, è su in cima al paese perché è il simbolo del nostro paese, la Torre dell'Orologio. Abbiamo monumenti come le chiese, Santa Maria dell'Olmo, quella del Rosario, abbiamo San Rocco, tutte e due ultimamente riqualificate e oltre a questo, avevamo detto prima, abbiamo anche il rudere del castello, del palazzo. Abbiamo anche la chiesa di San Giovanni Battista, che è in piazza, che è sconsacrata, sulla quale stiamo producendo uno sforzo di riqualificazione importante e la utilizziamo come sala consigliare e come sala polivalente. Vice sindaco, io chiamo intanto Ivo Pagliari, se può venire. Ivo, vieni vicino a noi. Perché ho detto nell'apertura del nostro intervento, ho mandato un messaggio al presidente della provincia Mario Pupillo, che saluta nuovamente, ne parlavamo con Ivo durante la salita che abbiamo fatto per arrivare qui, il manto stradale non è affatto bello, vice sindaco. Assolutamente, però dobbiamo dire questo, che con la provincia abbiamo un'ottima sinergia, tanto è vero che dopo tantissimi anni di, dove non abbiamo notato una presenza delle istituzioni sul nostro territorio, e nell'ultimo periodo questo c'è. Tant'è vero che sulla strada provinciale Tornareccio-Archi-Perano gli interventi ci sono attuali e saranno effettuati a breve. Su quella provinciale, che è la traversa di Archi, ci saranno a breve, quindi la provincia ci ha assicurato, noi abbiamo sollecitato, scritto, dimostrato alla provincia che c'era bisogno di un intervento, ci hanno assicurato che entro quest'anno anche su quella traversa ci sarà. Abbiamo anche un altro piccolo tratto di strada sulla zona area di Sant'Amico e anche lì la provincia ha deliberato 18.000 euro per gli interventi. Ivo, prendiamo le parole del vice sindaco come una promessa, perché poi noi torneremo, ci farebbe piacere per la sicurezza, come dicevi tu, stradale, vedere un bel manto. Sì Enrico, io credo che oltre per raggiungere questi borghi, credo che la viabilità debba essere un elemento fondamentale, e fondamentale lo è anche per chi vuole raggiungere questi borghi con la bici o con altri mezzi.
Credo che chiaramente oggi abbiamo preso atto che la strada sicuramente non è adeguata proprio ad essere percorribile con la bicicletta, perché è molto 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 rischiosa. Mi auguro che insomma la provincia e il comune insomma risolvano presto questo problema. Sulla salita che ci porta a Tornareccio poi parleremo con Matteo Rabottini, che ha vinto una tappa al Giro d'Italia ai piani di Resinelli, quindi chi meglio di lui di salita? Hai paura Matteo per andare a Tornareccio, no? No. E invece volevo sapere com'era la salita per arrivare qua tecnicamente dal buon Alfonso, che oramai fa paura a tutti noi per quanto va forte in salita. Beh, è una bella salita, 4 km e mezzo circa, pendenze che superano anche il 10% per una pendenza media del 6%. Io ho battezzato la ruota tua e del buon Ivo e ho tenuto duro. Siamo pronti, vedo Valentino Sciotti che sta ultimando la strategia per la salita di Tornareccio. Le campane dicono che ha ragione Valentino e che quindi sarà lui il favorito per arrivare a Tornareccio. Con Galvano Coppa vi stiamo ancora facendo vedere questo bel borgo che è Archi, che ci ha illustrato il vice sindaco. C'è anche il buon Tonino Salvi che in salita ci ha messo in difficoltà tutti, ma adesso per andare a Tornareccio, il borgo, il paese del miele, testeremo un po' questa bella salita e ve la illustreremo anche tecnicamente. Andiamo a Tornareccio. Per un po' la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge senza sapere quando. Siamo arrivati a Tornareccio dopo una salita facile, pedalabile. Siamo arrivati in questo bellissimo centro del nostro Abruzzo con la caratteristica di essere il famoso per il suo miele. Di questo ed altro parliamo con il sindaco Nicola Iannone, che ci è venuto a trovare e che abbiamo disturbato durante una passeggiata tra i boschi. Buon pomeriggio sindaco. Benvenuti e mi avete disturbato in un giorno di vacanza, perché la mattina per noi fare passeggiate per il bosco è una vacanza, quindi io invito tutti a venire a fare le vacanze e a Tornareccio. Però ne valeva la pena di essere disturbati, perché così adesso ha la possibilità gli amici di Strade d'Abruzzo, gli amici di Rete 8, di spiegare perché è bellissimo questo paese. Ma è bellissimo perché soprattutto i tornarecciani sono cordiali e ospitevoli, quindi è la prima cosa che è importante per una società civile. Poi abbiamo tranquillità, pace, ossigeno, biodiversità, le più biodiversità che abbiamo sui nostri boschi non si trovano in nessuna zona. Mi ricordo tanti anni fa quando il direttore Pasquale Pacilio mi mandò qui a fare un servizio, i mosaici alle mie spalle, ma soprattutto il miele, raccontammo in un fatto di Rete 8 di tanti anni fa. Mosaico e miele. Noi siamo il Gotha per quanto riguarda se parliamo di miele. L'amministrazione ci sta investendo moltissimo perché merita, abbiamo l'apicoltura che è il fiore all'occhiello non solo per Tornareccio ma per l'Abruzzo e anche a livello nazionale, e diciamo che in questo momento noi stiamo preparando una edizione quest'anno che purtroppo in merito a questo, per colpa del Covid, sarà soprattutto documentale e non di massa, quindi manifesteremo con delle particolarità e che io preannuncio che è molto interessante, quindi creeremo questo paese. Quando? Ultima settimana di settembre creeremo questo posto a tema, come piccoli apiari, una particolarità molto importante, stiamo studiando questa cosa. I mosaici? Beh, i mosaici grazie al nostro mecenate Alfredo Paglione, che è originario qui di Tornareccio, ha creato un gioiello che forse in Italia non ce l'ha nessuno. Stanno portando, perché qui è un'associazione AMA che si è creata, e cercheremo di farci riconoscere come museo a cielo aperto. Ne abbiamo 92, riusciamo quest'anno a arrivare a 100 e vi invito veramente a fare tutto il percorso, perché è unico questo paesaggio. Grazie sindaco. Chiaramente Strade d'Abruzzo parla anche soprattutto di ciclismo, e che strada era, che salita era per arrivare qui, lo chiediamo a chi ha vinto in salita al Giro d'Italia, che è Matteo Rabottini. Matteo.
Allora, è una salita facile, 7 km pendenza media del 4%. Mi dispiace un po' per il mando stradale perché non è, per la sicurezza soprattutto degli atleti non è ottimale. E volevo fare i complimenti al professor Di Ruscio che oggi ci ha staccati. Siamo arrivati a Colle di Mezzo, tanta discesa dopo tanta salita e commentiamo con il sindaco Cristian Simonetti questo bellissimo centro del nostro Abruzzo, sindaco. Sì, questo è un posto immerso nel verde, nasce su tre colli e ci stanno molto verde per i ciclisti, per i turisti e per poter passare delle giornate immersi nel verde. È un posto da venire a vedere, da poter utilizzare, da poter fare in bici, da poter fare a piedi come camminata, e abbiamo delle aree dove sono attrezzate delle zone per camminate e per bici. Che paese è Colle di Mezzo? Noi abbiamo visto da su un panorama fantastico con il lago di Bomba giù sullo sfondo. Sì, allora questo è un paese che nasce, ripeto, su tre colli ed è un paese che non è molto rinomato come paese, però c'ha tanto da vedere e tanto da scoprire. Diciamo che qua abbiamo un po' tutto, oltre all'aria buona abbiamo il verde, abbiamo il lago, che abbiamo una struttura sotto che è il centro turistico pure, dove è l'unica struttura sul lago che è attualmente ancora in funzione, e abbiamo un mix di aria, verde e acqua pure, perché anche il lago è una zona turistica che noi utilizziamo. Andiamo a vedere da vicino il lago di Bomba, uno dei posti caratteristici del nostro Abruzzo. Andiamo. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina, innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo volerei da te da me. Noi siamo arrivati a Bomba, famosissimo centro del nostro Abruzzo, anche e soprattutto per il lago, e siamo con l'assessore alla cultura Fioriti per parlare un po' di questo bel centro del nostro Abruzzo. Salve, buonasera, allora, grazie per essere arrivati, porto anche i saluti del sindaco e ben arrivati a Bomba. Qui ci troviamo ovviamente in un bellissimo paese, nella media Valle del Sangro, ed è un paese che controlla sia la parte del fiume del Sangro e anche il grande Monte Pallano, che noi lo abbiamo letteralmente alle spalle. Perché venire a Bomba? Perché venire a Bomba? Abbiamo tantissime cose interessanti e particolari. Prima di tutto ovviamente il lago di cui porta il nostro nome, il lago di Bomba, su cui stiamo lavorando veramente da un anno a questa parte, visto che siamo stati eletti l'anno scorso. Ora, dopo il periodo Covid, stiamo lavorando proprio per pulire e risistemare insieme alle associazioni del paese la piccola porzione che è parte di Bomba, che è la parte iniziale dalla diga in poi, e speriamo anche di organizzare delle attività durante il periodo estivo, proprio per spingere la gente a sostare, perché turisti che arrivano al lago ce ne sono, specialmente in questo momento particolare, però poi dobbiamo trovare un qualcosa per farli rimanere e salire ovviamente su al paese. Il paese non ha solo il lago, ci tengo a sottolinearlo, abbiamo il Monte Pallano, che è una zona naturalistica che confina ovviamente con Tornareccio, poi abbiamo un bellissimo centro storico, una chiesa stupenda che abbiamo qui sulla nostra destra e... non so, abbiamo del buon cibo e insomma, tanta ospitalità. Quindi venite a trovarci qui a Bomba. Assolutamente, vi aspettiamo. Ivo, che dire, ti ho visto che osservavi in bici il lago famosissimo in tutto l'Abruzzo. Sì Enrico, ci ripetiamo sempre, l'Abruzzo ha delle bellezze fantastiche. Io non avevo mai pedalato intorno al lago di Bomba, devo dire che sono rimasto entusiasmato dal paesaggio e soprattutto anche dal contesto, nel senso che si pedala veramente immersi nel verde. Con quel lago sulla sinistra è stato veramente bello. Da Bomba ringraziamo l'assessore Fioriti, ci spostiamo a Rocca Scalegna per andare a vedere l'altrettanto famoso castello, seguiteci. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa, sai non importa il trucco e la bellezza in testa, abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro, voglio una musica che mi ricorda l'Africa,
all'improvviso tutto il mondo cambia pagina, innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da me. Noi siamo arrivati a Rocca Scalegna, sindaco benvenuti, grazie per averci accolto in questo grazioso centro. Alle nostre spalle credo che ci sia uno dei simboli dell'Abruzzo, il castello di Rocca Scalegna. Benvenuti a voi, il fisico è nettamente diverso tra me e te. E grazie a Tonino Salvi che ci ha interessato per questa bellissima iniziativa e questa bellissima trasmissione che fate, che fate conoscere tutte le strade e le bellezze del nostro paese. Sì, oggi sono orgoglioso di dire che questo è diventato un simbolo d'Abruzzo, in quanto l'abbiamo messo dappertutto, ma la cosa più bella è vedere, ecco, dietro di noi turisti, questa mattina, il sabato e la domenica, 400-500 ingressi al castello. Ci spiega un po' le caratteristiche di questo castello, qual è la bellezza principale? Allora, io dico sempre, il nostro castello è più bello da vedere da fuori che all'interno, anche se anche dentro abbiamo delle mostre, delle stanze, la chiesa, mezzi di tortura dell'epoca, ma di castelli così ne trovi veramente pochi, così a dirimpetto sul paese, e poi se giri dietro, quando si sdraia lungo il colle, è qualcosa di unico nel mondo. Come si arriva su al castello? Per i turisti che volessero arrivare fino in cima? L'uscita nostra è Val di Sangro, poi si fa la superstrada e si arriva a Rocca Scalegna. Per arrivare al castello, io che ho un po' di pancia, sembra più difficile a vederlo che a farlo. In 10 minuti ti trovi sulla torretta. L'unica cosa, adesso stiamo con l'enorme Covid, facciamo degli ingressi contingentati, 30 persone ogni 45 minuti obbligatoriamente con la guida. Grazie sindaco, io chiamo Valentino Sciotti. Valentino, ma ti chiamo, sai perché Valentino? Perché tu con il tuo lavoro giri il mondo. Volevo sapere se ti era mai capitato di vedere una bellezza simile. Guarda, la cosa più bella è che quando faccio vedere le foto dell'Abruzzo in giro per il mondo, le persone dicono: ma com'è possibile che è così bello, avete delle cose così particolari e nessuno le conosce? Sì, forse a noi ci manca proprio questo, dobbiamo essere un po' più bravi solo a farci conoscere, nulla di più, perché il buon Signore ci ha regalato tutto, poi sta a noi saperlo usare. La vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. A passo finestrini, voglio il vento in faccia. Siamo arrivati a Casoli e siamo con il sindaco Massimo Tiberini per commentare un po' questo bellissimo centro del nostro Abruzzo. Sindaco, grazie per averci accolto. No, grazie a voi per questa bellissima giornata nel vedere tutti i territori della nostra provincia. Qui oggi siamo a Casoli con lo sfondo del castello e questa bellissima terrazza sul mare. Abbiamo tanto da offrire ai cittadini che si vogliono recare a caso e che vogliono venire anche negli altri territori di Rocca Scalegna, di Altino, di Fara, di Palombaro. Veramente abbiamo un territorio da esplorare e quindi un invito rivolto a tutti. Ci racconta in 20 secondi il castello? Il castello in 20 secondi è: venite da luglio in poi, lo vediamo assieme e abbiamo tanta storia e tanto di D'Annunzio, della Brigata Maiella e di quant'altro da vedere assieme. Grazie sindaco, saluto, facciamo così. Io volevo spendere due battute con Ivo Pagliari perché vedevo Ivo che guardavi con molta attenzione, anche con un po' di stupore, questo bel centro. Beh, oggi abbiamo visitato veramente dei bei borghi, tutti fantastici, tra l'altro con un panorama veramente bellissimo. Devo dire che per arrivare qui abbiamo fatto due salite veramente molto impegnative, che mi hanno provato duramente. Come vanno i due scalatori? Ma i due scalatori vanno bene, ho visto Matteo in grande forma, ma soprattutto il prof ho visto in grande forma. Prof, lo ascoltiamo tra un po' perché sta preparando il discorso, si siede il prof. Volevo sentire un po' Matteo e Alfonso su queste due salite che da Rocca Scalegna ci hanno portato qui a Casoli. Doveva essere discesa, ci avevano detto. Il sindaco di prima aveva detto che era discesa, invece ci siamo ritrovati con dei muri impossibili da affrontare con il 27, quindi. Però dai, bei posti, bei paesaggi e abbiamo proprio un bel Abruzzo. A tratti abbiamo trovato anche un ottimo asfalto, lo sottolineerei. La bici scorre meglio, quindi si fa meno fatica. Ci vediamo a Palombaro.
tra pochissimo per chiudere questa puntata. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa, se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da me. E siamo arrivati alla fine del nostro piccolo viaggio di questa puntata di Strade d'Abruzzo. Siamo partiti da Selva di Altino, siamo arrivati a Palombaro, ultima tappa della nostra giornata in compagnia del sindaco. Buon pomeriggio sindaco, grazie per averci accolto. Ci racconta Palombaro in un minuto? Allora, innanzitutto vi porto i saluti della nostra comunità, siamo molto onorati di avervi i nostri ospiti. E il nostro piccolo borgo è un borgo molto accogliente, di gente veramente molto affabile, e la nostra posizione vincente è la posizione geografica che insomma ci dà la possibilità di godere di uno spettacolo fantastico. Siamo a mezz'ora dal mare e mezz'ora dalla montagna, dagli impianti proprio di risalita, con una posizione in collina proprio di fronte alla Maiella, tant'è che questa posizione ci è valsa l'appellativo di Sentinella della Maiella. Perché venire a Palombaro? E perché qua trovate tutto, trovate tante cose belle da vedere, da tanta natura a disposizione. Abbiamo una bellissima grotta in montagna dove facciamo anche degli eventi, il santuario della Madonna dell'Assunta, che fanno parte entrambe dei percorsi FAI, e poi il Museo dei Minatori, abbiamo anche tante cose buone da degustare. Le posso chiedere una promessa, sindaco, perché oggi ne abbiamo parlato un po' con tutti i suoi colleghi, poi farò io fare la conclusione sull'argomento anche a Ivo Pagliari, che sta spendendo molto per questa causa. L'asfalto delle strade, sindaco. Allora, per quanto riguarda l'asfalto delle strade, ci siamo battuti tantissimo perché recentemente con la provincia di Chieti abbiamo avuto tante difficoltà per ottenere la manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada. Per quanto riguarda noi, nel nostro paese, abbiamo fatto tanti interventi e tanti altri ne abbiamo in programma, perché siamo riusciti ad avere dei finanziamenti, quindi tutto ciò andrà insomma impiegato per manutenere in maniera corretta le nostre strade. Grazie sindaco, io volevo far salutare Tonino Salvi che ci ha accompagnato in questo viaggio. Giocavi in casa, vieni Tonino, giocavi in casa, insomma in 30 secondi ci racconti che posti abbiamo visto? Allora, abbiamo fatto tutto l'entroterra della provincia di Chieti attraversando il lago di Bomba. Io sinceramente era da tanto che non andavo in questi percorsi, ma vi devo fare i complimenti perché siete tutti degli ottimi pedalatori. Lontano quel 2008? Sì, molto lontano in quel 2008 in cui io e lo signore l'ho messo in bicicletta, ed era veramente agli inizi un Enrico, però ho detto questo diventerà un ciclista appassionato e lo sei diventato. Meno male che c'era il professor Paolo Di Ruscio con me che mi ha sostenuto moralmente e fisicamente. Grazie a Tonino Salvi. Valentino, tu che giri il mondo per lavoro, ma tutti i continenti, mi dici quanto ti è piaciuto questo giro da questa parte del nostro Abruzzo? Guarda, io amo tantissimo la mia terra, ma oggi dopo sto giro sono veramente orgoglioso e grato a Dio di avermi fatto nascere qua. Abbiamo dei posti fantastici che vanno visitati assolutamente. Magari il prossimo anno ci porterai anche Chris Froome. Ancora. Dai, speriamo di portarci il Giro d'Italia, poi chi c'è c'è. C'è, il sindaco ti ha preparato una sorpresa che devi assolutamente... Cos'è? Guarda, vedi che la tua trasmissione, caro, è molto conosciuta, per questo dovete essere premiati. Allora, questo è un piccolo riconoscimento. Sindaco, questo veramente mi fa emozionare, sindaco, grazie. Allora, il sindaco e l'amministrazione comunale di Palombaro ringraziano Rete 8 e il programma Strade d'Abruzzo, ideato e diretto da Enrico Giancarli, per la preziosa attenzione dedicata al piccolo borgo di Palombaro, Sentinella della Maiella. Sindaco. Grazie. Bravo sindaco. Mi fa sentire emozionato. Grazie sindaco, io finisco le interviste, questo lo facciamo alla fine come consegna, già ho visto per chi è una sorpresa. Ivo, abbiamo detto con te delle strade, però credo che questo riconoscimento io lo voglio chiaramente estendere a tutti voi che siete con noi in questo programma, con te Ivo che combatti ogni giorno in settimana con me. Oggi credo personalmente di aver provato veramente l'essenza e la finalità del tuo programma, no? Quello di far scoprire a tutti i nuovi parti dell'Abruzzo.
oggi qui io non ero mai stato e soprattutto non ero mai stato a pedalare, e quindi ho scoperto queste zone, sono veramente bellissime, ci tornerò a pedalare di nuovo. Mi auguro di trovare strade sicuramente migliorate, e l'impegno di tutti i sindaci a migliorarle per noi è fondamentale. E facciamo una cosa, te lo propongo già da adesso Enrico, fare un programma verso settembre-ottobre per vedere a che punto sono le strade di queste zone. Ivo, invito super raccolto, torneremo. Benissimo. Presidente Pupillo, torneremo, perché anche lei a Lanciano ci ha fatto una promessa, a noi farebbe piacere vedere tutte le strade della provincia di Chieti in sicurezza, perché è molto molto importante. Matteo, questa è una salita che tu conosci bene, quella di Palombaro, perché è il classico percorso tuo di allenamento. Ma questa è una salita per me di casa, diciamo, perché comunque vengo quasi tutti i giorni qui ad allenarmi e quindi le conosco perfettamente le strade, i posti, e le salite le potrei fare pure ad occhi chiusi perché ormai conosco tutte le curve. Grazie anche a te per questo riconoscimento, Matteo, che ci accompagni sempre. Alfonso, complimenti, ti faccio i complimenti perché stai scoprendo i territori, ma ti stai scoprendo anche ciclista. Le promesse vanno mantenute, io mi alleno per non fare brutta figura e per essere grato di fare parte di questa famiglia. Un saluto e un ringraziamento portalo tu anche ad Alessio Giancola, che oggi non è con noi, che fa parte anche lui di questa splendida famiglia. Un saluto e un ringraziamento al professor Paolo Di Ruscio, a cui, come sempre, affido le conclusioni di questa puntata. Posso ripartire da quando Matteo Rabottini ha detto che a Tornareccio hai staccato tutti? Adesso allora diciamo come va. Io con voi non riesco a stare al passo, quindi ho un piccolo segreto, parto prima. Delle volte mi riesce di svalicare per primo, quando me lo concedete, delle volte non succede, specialmente quest'anno che vedo alcuni molto agguerriti. Oggi mi avete fatto fare le montagne russe, però diciamolo, perché non ho trovato un metro di pianura su tutta la strada. Però, tornando a quello che dice Ivo, tornando alla parte seriosa della trasmissione, valorizzare i borghi, valorizzare i paesi, valorizzare il territorio, io ti avevo suggerito durante la pedalata, sì, oggi di chiamarla i cieli d'Abruzzo. Scordiamoci le strade. Abbiamo visto delle nuvole e dei paesaggi che sono stati valorizzati dal cielo, dalle luci. Probabilmente abbiamo nuvole particolari in questa parte d'Abruzzo perché ci sono i laghi, probabilmente c'è una fenomeni atmosferici diversi dall'altro, e io devo dire che ho pedalato guardando più verso l'alto che verso il basso, e mi sono entusiasmato in questo giro. Tra le montagne russe oggi il VAR non c'era? No, oggi non c'era il VAR, devo dire che oggi devo solo ringraziare Nunzio che è venuto in macchina, ma no, il VAR non c'era. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata, Sindaco, so che ha un altro piccolo ringraziamento. Valentino, è una sorpresa per te. Sì. Questo è un piccolo riconoscimento da parte della nostra amministrazione, e gliela leggo, la dedica. Il Sindaco e l'amministrazione comunale di Palombaro ringraziano con infinito affetto Valentino Ciotti per la sua appassionata ed infaticabile opera volta alla valorizzazione dei piccoli borghi d'Abruzzo e per aver scelto Palombaro per tale pregevole evento. Grazie. Grazie, grazie, gentilissima. Grazie a te Valentino per averci accompagnato, grazie Sindaco, grazie a tutti voi ragazzi, la targa ce l'ha Ivo e di tutti noi di Strade d'Abruzzo, grazie ancora per averci seguito da Selva di Altino a Palombaro, grazie a Galvano Coppa che ha curato le riprese, noi ci vediamo la prossima settimana sempre sulle Strade d'Abruzzo, e grazie alla Eli Cycling, ciao! Let's go!